Il titolo del video è chiarissimo, non penso che serva a nient'altro. Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Vi presento Sonny e Teo, che oggi saranno con me per una sfida epica con la Verdona. Questa è una palese copia della serie fatta dalle Iene, dove arrivo con un pieno, ma il nostro sarà fatto molto meglio, perché noi avremo una sfida diversa, visto che l'argomento di tendenza sulla bocca di tutti è il caro benzina. Giusto. Mamma mia, è una roba folle. Sto batame va a 180 anni e basta. È tragico. E il video infatti parte dalla Kuwait. E questi sono i prezzi della benzina. Porca puttana. Facciamo benzina e poi dove andremo? Non lo so. Non sappiamo dove arriveremo, ma soprattutto dobbiamo ancora decidere la direzione. Ad onor del vero, che la macchina ha già un pochino di benzina, perché non sono riuscito ad arrivare completamente a Sanpere. Abbiamo poco meno di un quarto di serbatoio e 104 km di autonomia presunta. Quindi noi faremo ovviamente tutto il necessario per arrivare a 100 euro di benzina. Secondo me a 250 a 100 euro ci arriviamo. Minchia, dici? Diamogli da bere. Diamogli da bere. Andiamo fuori una barca di soldi. Guarda quanto sale veloce il contatore dei soldi. La stiamo facendo a 251. Cioè 100 euro quanto sono? 40 litri. Sono 40 litri. Ma il punto è, con 100 euro, secondo te, dove arriviamo? Dove arriviamo? Cioè, quanti chilometri facciamo, più o meno? Indicativamente Milano e si torna indietro. No, madonna. Fino a Como e facciamo il giro dell'acqua. Ok. Massimo. Cioè, 30 litri e 77 euro. No, Nico, non ci voglio credere. Cioè, ma sì, che fai? 98 e 45 l'hai scattato. No, adesso è una questione di principio. Deve entrare. Vai, 100 euro. Vai, basta. Pago e poi vi spiego. Il pieno fatto, io direi, accendiamo la macchina e vediamo cosa segna di autonomia. Si è aggiornato e segna 4,57 con un pieno. E Siri, dove arriviamo con 450 km di autonomia? Siamo pronti per partire? Io direi, mettiamoci in marcia. Possiamo o andare in direzione Liguria, oppure okay, andare in direzione Romagna e mangiarci una piadina. Esatto, andiamo, bene, bene. Sì, lì piace a tutti. Ok, scusa, prendiamo la Bologna allora, dai. Nella serie fatta dove arrivo con un pieno, dove ha fatto Frank Matano, l'ha fatto Fedez per le Iene, loro cercavano tutti gli stratagemmi per arrivare il più lontano possibile con un pieno, quindi modalità comfort, andavano a 70 all'ora. Noi faremo l'esatto contrario. Bene. Quindi non siamo ancora arrivati in autostrada, è arrivato il momento, inquadra qua Sonny, di mettere in modalità race e la terremo praticamente per tutto il viaggio. La macchina fa più casino, gli scarichi li teniamo chiusi perché altrimenti è un disastro. Sì, assolutamente un disastro. Adesso entriamo in autostrada e il passo che terremo è allegro. Inauguriamo. Siamo ancora nei limiti, Sonny, o sbaglio? Vediamo un attimino. Allora, la mia idea è arrivare nella zona di Bologna, tagliare dentro per il mare, passando da Forlì. Quindi magari passiamo a Milano Marittima, ci andiamo a bere uno spritz al Papete. Ah, oh, che bello. Ma che benessere. No, il messaggio di merda. Tu, ascoltando video in diretta. Non vorrei che vorrei dire tanto, però abbiamo questa F-Type che mi sa che si vuole incarellare. Noi la sfida la accettiamo volentieri, eh. Tanto noi ne abbiamo di benzina da consumare. La voglia, sì, abbiamo appena ho preso anche il limitatore. Comunque questa macchina ti ammazza. Ma Michael, dimentica, questa macchina qua cosa consuma più o meno? Gliel'hai chiesto davvero? Facciamo un recap un attimino. Ok. Allora, Ambia 45S, 500 cavalli con il capristo, con l'aspirazione. In città non fa mai meno di 8. Cioè, anzi, non fa mai più di 8 km all'ora. Non si può parlare dei consumi così, però. In logica dovrebbe fare gli 8. In tangenziale, autostrada, solitamente fai 10. Allora, adesso abbiamo fatto 63 km e stiamo facendo i 10,8 litri per 100 km. Però l'F-Type che è bello convinto. Bello affogliato. Bello. Sono abbastanza convinto che non faremo più di 400 km. Andando avanti così, Michael. Tutto il race, noi stiamo cercando di fare tutto il race. Speriamo di arrivare al finito almeno. Perché
Pausa caffè, perché dopo un'ora e dieci di viaggio abbastanza veloce siamo scoppiati. In tutta questa idea di progetto, alla fine, non è che abbiamo dei limiti di orario. Cioè, noi vogliamo semplicemente arrivare il più lontano possibile, ma abbiamo fame. Pit stop, qui dopo Sonny, vai. Vieni. Ma seriamente? Dai. Ci stai bene sopra, cazzo. In tutto questo, comunque, rallenta un secondo, siamo arrivati qua. Qua non c'è la 180 anni, ma siamo a 2,57 il diesel. Sai cosa? Non prestarmela. Ecco. È alzato a mese, 100 euro di benzina. Quasi arrivati a mezzo pieno, ma abbiamo fatto 141 chilometri. Va bene che ce la stiamo facendo tutta in race, abbastanza allegrotti. Però puttana, cioè stiamo facendo una media di quanto? Di praticamente 8 al litro. Ok, buona. Ho voglia di piadina, io ho un sacco di voglia di piadina. Dopo un'oretta e mezza ci siamo fermati per mettere la Insta 360 One X di cui vi parlerò dietro. Situazione benzina. Tragica, tragica. Siamo in questo momento, abbiamo consumato 100 euro. Basta. Dove arriviamo con 100 euro di benzina, in modalità re siamo arrivati a Cesena. Neanche a Cesenatico siamo, non siamo ancora neanche sul mare. In tutto questo noi facciamo l'ignorri e rischiamo di rimanere a piedi. Consumiamo anche questa benzina, andiamo il più giù possibile, anche perché ancora non abbiamo mangiato la piadina e sono le 13. Andiamo verso il mare, che conosco una piadineria fotonica con cui ero andato con GSD. Dalla partenza per ora abbiamo fatto 339 km e una media di 11,7 litri per 100 km, quindi ci siamo attenuti più o meno sugli 8 al litro con qualche scannata. E l'autovelo. E l'autovelo. Siamo arrivati sul mare. Buongiorno. Ce l'abbiamo fatta. No. Dobbiamo finire la benzina. Lungomare. Eccoci, aria di mare, si sente già l'estate. Oh, più mare di così si muore. Sì, infatti, spostate. Da qua a Rimini abbiamo 24 km. Che secondo me faremo in un modo che ci consentirà di sucare molta benza. Tanta benza. I 100 euro sono già stati fuocati da un pezzo. Però forse a Rimini arriviamo. 24 km, dico che ci arriviamo. Qual che vada, buttiamo dentro 5 euro. Galleria. Sound check. Check fatto. Siamo quasi arrivati alla piadineria di fiducia. 500 metri. Oh, ce l'abbiamo fatta, situazione benza. Sì. Abbiamo ancora quei famosi 81 km d'autonomia. Sì. Andiamo a ritrovare parcheggio. Che bella la Riviera, ma perché mi piace così tanto? Intanto che aspettiamo la piadina e io ho la fame della Madonna, vi devo fare una domanda. Sì. Voi guardate la Formula 1? Sì, assolutamente. Il 20 marzo adesso inizia, quindi spettacolare. Sulla televisione svizzera, in particolar modo su RSI, lo streaming della Formula 1 è in chiaro. Cioè, lo trasmettono sempre come fosse TV8, però è RSI. Mi anche stai proponendo di andare in Svizzera, già. Esatto, appunto qua a Cascalasino, perché in realtà purtroppo non si può guardare la RSI, cioè la televisione svizzera, se non si è residenti in Svizzera. E per questo ci aiuta appunto una VPN. Okay. Sai cos'è una VPN? Ho già sentito parlare, però okay. Raccontami di più. Allora, in particolar modo ci aiuta NordVPN, che è una VPN, ovvero un Virtual Private Network, che sostanzialmente non fa altro che agganciarsi a delle reti, tantissimi paesi, oltre 50 nel mondo, dei server, come se vi stesse collegando da un altro paese. E in particolar modo si può fare anche dalla Svizzera. Vi faccio vedere come col telefono, esatto. Ma ci tengo anche a dire che la VPN è anche sicurissima per il fatto che consente di schermare la rete, di evitare appunto di entrare in siti web che possono rubare per esempio i dati personali e l'identità, e questo anche con il servizio di NordVPN Threat Protection. Sarei coperto a un totalmente 360 gradi. Se ci colleghiamo sul sito di RSI infatti e andiamo su Guarda la TV, ci rendiamo conto che ci viene fuori il messaggio: questo media non è disponibile fuori dalla Svizzera. Per ovvie ragioni, perché siamo a Rimini a mangiarci una bella via di nozza. Si apre l'applicazione di NordVPN e si seleziona il paese da cui si vuole agganciarsi. In questo caso noi selezioniamo per esempio Zurigo, la Svizzera. Facciamo Quick Connect
Lui si connette automaticamente, vedete la barra anche in alto verde, ricaricando la pagina di RSI e provando a fare play. Adesso infatti lo streaming funziona. Ovviamente adesso non c'è la Formula 1, però domenica prossima, il 20 marzo, può fare. Se vi interessa la cosa, sappiate che in descrizione trovate il mio codice sconto e il link per scaricare NordVPN direttamente dal telefono, ma c'è anche l'applicazione per il Mac. E lì troverete tutto quanto. E in tutto questo ci è arrivato la piadozza. 3 hours later. Devo fare una precisazione. Ci hanno trattato un po' troppo bene. Ci hanno offerto la Nutella. Non so se ci hanno offerto il caffè. Grazie. Sono stati bravi. Troppo bravi. Sono stati bravi. Siamo risaliti in macchina dopo la piadina e ci siamo portati a casa la piadina con la Nutella. Abbiamo ancora 78 km d'autonomia, abbiamo fatto 376 con 3 ore 38 di viaggio, la media di 103 km orari, che tanto, quasi 12 litri per 100 km di media in autostrada. Non commentiamo, ma andiamo a trovare un amico. Ah, Riccione, Riccione, Rimini, sono tutti i miei amici. Ciao, tu, ciao Mizzi. Lì, come lo ricordate, vero? Ha aperto la sua nuova officina. Non potevo venire a non trovarlo. Ehi, come stai? Ciao, stai tutto bene? Super bene. Madonna mia, oh. Madonna, è uno spettacolo. Le mani d'oro, mani d'oro. Vernice, tagli, schifo. Probabilmente stasera vediamo anche del bianco, ma la situazione è che qua abbiamo 71 km d'autonomia, ma si è accesa la spia della riserva e adesso la facciamo vedere bene e credo che siamo arrivati, ragazzi. Andare più oltre vuol dire rischiare di rimanere a piedi e non è uno scherzo. Una volta Mauro, che sicuramente conoscerete, ha la stessa macchina con Capristo, mappa, mi ha detto una cosa: con questa macchina qui, quando c'hai mezzo pieno, sei in riserva. Così mi ha detto. Un altro problema molto noto è che questa macchina va solo a 180. E qua in Riviera non ci sono così tante pompe di 180. Una ce l'abbiamo qua. E quindi possiamo fare benzina e quindi darci per dispersi. Che vuol dire che con 115-20 euro, quindi 120 euro, alla fine siamo arrivati da Como, Milano Como a Rimini, il che è tragico. Non male per la macchina. Ci saranno dentro 4 litri. Sì. Quindi io direi che andiamo a fare benzina qua. Assolutamente. E rip. Basta. Non ce la fai una scassatina? E siamo a 2,58 servito. Però 2,35. Attenzione. Il self. Svolta totale. Perché questo è quello che ci tocca, purtroppo. Questo. Maledetta verdona del cazzo. Brutta storia. Vediamo quanto facciamo di pieno adesso. Precisamente a 2,35,9, 2,36 contro a Saronno, che l'abbiamo fatta a 2,51. Non c'è trucco, non c'è inganno. 104 euro. Io direi che con questa pompa di benzina è tutto davvero. Da un Michael molto più povero, con 200 euro e oltre in meno nel portafoglio, ma con una piadina nello stomaco è tutto. E io devo assolutamente ringraziare Sonny. Grazie mille per la compagnia. Piacere, grazie a te per avermi invitato. È stato molto divertente. E grazie a Teo che ci ha fatto da supporto. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Noi, come al solito, ci vediamo nel prossimo video. Dobbiamo andare a pagare. Ciao, dai.